Sindaco, chi è stato più convincente? Tutti sono stati convincenti. Mi sembra che soprattutto si è emerso chiaramente che il centro-sinistra è unito, che gli elementi un po' di contrasto che ci sono stati in queste settimane, che sono anche utili proprio per far venire fuori la forza di singolo candidato e anche i difetti di singoli candidati, oggi si siano riuniti in un contesto complessivo di un lavoro comune che dall'8 di febbraio partirà per fare la nostra Milano sempre più bella, una città che sarà rigovernata dal centro-sinistra con la capacità di andare oltre a quel tanto che già è stato fatto in questi anni. Non c'è stato un vincitore, questo secondo me è importante. I vincitori sono state le migliaia di persone che erano presenti, quelle che purtroppo non hanno potuto essere presenti perché c'erano posti disponibili fino a un certo punto, e soprattutto la volontà e l'impegno poi di andare avanti insieme. E per chi voterà? Lo dirà. Dovrò sentire almeno un paio di altri confronti prima di convincere. Grazie, c'è un suo candidato per il momento. Non c'è un suo candidato per il momento. Quando deciderò vi assicuro che ve lo dirò. Molto soddisfatto, era proprio quello che volevo, cioè per cui mi sono impegnato in questi ultimi mesi, chiaramente di fianco e sempre di meno rispetto all'impegno per la città, è quello che ci fossero primarie vere, competitive, con una grande partecipazione e soprattutto con presenze di soggetti che esprimono anche esperienze diverse, che però poi hanno deciso, hanno rivendicato e soprattutto oggi hanno confermato che lavoreranno insieme per le vere elezioni, che sono quelle più importanti. Programmi concreti, quelli che lei ha ascoltato? Sì, beh, programmi è un inizio, è un percorso di programma. Io lo dicevano molto bene anche alcuni candidati, il programma deve essere fatto come abbiamo fatto nel 2011, con una grande partecipazione di esperti e di persone che non sono esperte, che però danno il senso di come vivono la città. Oggi sono emersi alcuni progetti molto positivi, bisogna vedere concretamente la fattibilità, perché troppo spesso si vendono sogni. Io quello che ho imparato nella mia campagna elettorale è che, malgrado quello che oggi si dice, non ho mai preso un impegno, non ho mai fatto una promessa, salvo il fatto di impegnare tutto me stesso 24 ore su 24 per la città, compreso sabato e domenica, se compresa il periodo estivo. Questo secondo me è importante. Oggi non dovevano uscire progetti, oggi doveva uscire la personalità dei singoli candidati.